terribile, perché in questo paese non succede mai niente di niente. Tutti sono un po' sconvolti. È una comunità sotto shock, quella di Pozzo della Chiana, la piccola frazione di Fogliano, dove ieri pomeriggio in un appartamento un uomo ha aggredito la moglie colpendola almeno 3 volte alla testa con un martello. Per noi eravamo una famiglia del Mulino Bianco. La donna fortunatamente è riuscita a salvarsi scappando di casa e chiedendo aiuto ai vicini, che hanno immediatamente chiamato i numeri dell'emergenza. All'arrivo dei carabinieri la donna, 48enne, cassiera in un supermercato a Bettolle, perdeva molto sangue da alcune ferite alla testa, è stata trasportata con l'elisoccorso in codice rosso all'ospedale di Siena, è sempre rimasta cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Tutti dicono che era tranquillo, veniva anche qui. Tranquilli, si vede che non erano poi così. Il marito, 53enne, invece è rimasto a lungo sotto shock e per questo è stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo in stato di arresto con l'accusa di tentato omicidio. Adesso si trova nel carcere aretino di San Benedetto. L'udienza di convalida dovrà essere svolta nei prossimi giorni, stiamo aspettando le disposizioni dell'autorità giudiziaria. Al momento dell'aggressione, oltre ai 2 coniugi, nessuno era presente nell'abitazione. La coppia ha 2 figli, entrambi maggiorenni. I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire i contorni all'interno dei quali si è scatenata la violenta aggressione che sarebbe esplosa al culmine di una lite. Sotto la guida e la direzione della procura aretina stiamo svolgendo tutte le indagini per non tralasciare alcun particolare. Cercare di capire cos'è accaduto ieri dentro quella casa. Soprattutto sì, qual è il movente di questa brutta situazione. Non basta una lettera di scuse, incontreranno i genitori di una figlia che non c'è più e li guarderanno dritti negli occhi. I genitori di Martina Rossi hanno infatti chiesto ed ottenuto dal giudice che 2 ragazzi di Castiglionfibocchi, amici di Luca Vanneschi ed Alessandro Albertoni, coinvolti nella vicenda in quanto accusati di false dichiarazioni durante le indagini, chiedano scusa a voce. Il giudice ha anche fissato una data, il 13 aprile 2023, presso il Tribunale di Genova. Martina Rossi perse la vita all'alba del 3 agosto 2011 precipitando dal 6° piano di un hotel di Palma di Maiorca nel tentativo di sfuggire ad una violenza sessuale come fissato dalla Cassazione. I 2 ragazzi, oggi 30enni, facevano parte della comitiva di giovani aretini in vacanza alle Baleari. Albertoni e Vanneschi attualmente stanno scontando i 3 anni di reclusione in regime di semilibertà, mentre per gli altri 2 aretini la vicenda giudiziaria al Tribunale di Genova è ancora aperta. Si sarebbe dovuta chiudere ieri con la presa d'atto dell'impegno dei 2 attraverso la messa alla prova, ossia i lavori di pubblica utilità, ma serve anche dimostrare una chiara presa di coscienza di quanto è avvenuto ed adesso i 2 giovani, oltre al volontariato e all'offerta da versare all'associazione Martina Rossi impegnata contro la violenza sulle donne, lo potranno fare guardando negli occhi i genitori di Martina. La storia infinita dello scalo merci ad Indicatore ad Arezzo potrebbe avere un lieto fine. Con la delibera del Consiglio Comunale del settembre 2021 sono stati approvati la relazione tecnica e il nuovo progetto relativo al piano particolareggiato. Inoltre è stata definita la convenzione con ALI, la società concessionaria dell'area, per la ridistribuzione delle superfici dei vari lotti, per consentire di rispondere alle manifestazioni di interesse giunte alla stessa società. Siamo a concretizzare le scelte che questa amministrazione porta avanti dal 2019. Il 2019 con la prima variante, che ha aperto appunto l'area a nuove possibilità di insediamento, e dal 2021 con la delibera del Consiglio Comunale in cui è stato rivisto il piano volumetrico del macrolotto 1 e anche la convenzione è stata modificata in virtù di richieste che già allora erano pervenute alla società ALI e al comune di aziende che avevano volontà di insediarsi in quell'area. Il comune appunto è venuto incontro a queste loro esigenze e ad oggi siamo molto orgogliosi che 5 aziende del nostro territorio concretamente stanno progettando le loro strutture operative nell'area dell'interporto. Questo oltretutto sta facendo da volano anche per altre manifestazioni di interesse che andranno a completare anche gli altri 2 macrolotti, 2 e 3, e quindi tutta l'area probabilmente finalmente verrà ridefinita e rigenerata e riqualificata.
come amministrazione ovviamente non possiamo che essere molto soddisfatti, anche perché questo porterà nelle casse del comune un introito IMU che era dovuto da anni e che Ali, chiaramente avendo riscosso da queste aziende, pagherà al comune. Sono 5 le aziende aretine che hanno formalizzato l'acquisto di oltre il 55% dell'area edificabile: Marconi, Seco, Pastorelli, GIM e Solimeno. E ci sono altre manifestazioni di interesse per la parte restante. Io ne sono straconvinto che genererà ovviamente ulteriore domanda, perché aree industriali pronte per poter essere edificate non ce ne sono nel nostro territorio. Quella è un'area che ha un posizionamento strategico, perché comunque è vicino al raccordo, e quindi sicuramente io prevedo che a breve sarà comunque tutta urbanizzata e quindi tutta edificata, e questo è un importante risultato, perché quell'area, come ho ricordato in conferenza stampa, rischiava di fare una brutta fine e diventare l'ennesima ex area abbandonata, sede ovviamente di ricettacolo di rifiuti, come è accaduto negli ultimi anni, perché lì appunto c'è stato grossissimi problemi di ordine pubblico, di pulizia, di decoro. Quindi il fatto che le aziende aretine abbiano ritrovato un interesse su quest'area è una cosa positivissima e per il futuro del sviluppo dell'area stessa. Fortunatamente ad Arezzo possiamo parlare di eolico, abbiamo abbattuto un dogma. In un momento come questo, dove l'energia è un costo veramente gravoso sia per le aziende che per le famiglie, possiamo impostare una nuova visione ad Arezzo. È stato infatti approvato nell'ultimo consiglio comunale all'unanimità l'atto di indirizzo proposto dai consiglieri Michele Menchetti, Francesco Romizzi e Donato Caporali, che invita il sindaco e la giunta ad individuare negli strumenti di pianificazione urbanistica una o più zone da adibire a parchi eolici. Permette di individuare un sito nel Comune d'Arezzo dove è possibile sviluppare energia rinnovabile da fonte eolica. Ecco, le energie rinnovabili sono sempre più un'emergenza in questo momento, da un lato ovviamente l'ambiente, dall'altro l'economia. Esatto, noi penso che per noi come Movimento 5 Stelle in primis è la dignità del lavoro e l'economia delle imprese. È ovvio che oggi è un dato certo. L'energia elettrica da fonti rinnovabili è la più economica e penso che sia opportuno, anzi necessario, fare in modo di essere quanto più possibile autonomi a livello energetico. Da tempo si parla anche in provincia di Arezzo di comunità energetiche, qual è la vostra posizione? Ma allora, bene le comunità energetiche, perché è il Movimento 5 Stelle che a livello nazionale le ha approvate con la notifica della RED 2, però quelle fatte dalla Chiassai di fatto purtroppo non sono una vera comunità energetica, perché innanzitutto pensiamo che i tetti degli immobili da provincia debbano essere dati gratuitamente. Invece di fatto la provincia ha dato in appalto a una società esterna che prenderà tutti i tetti, e per poter accedere a questa comunità energetica bisogna di certo pagare un 10% dei diritti del passaggio dell'energia elettrica. Secondo noi non è il modo di fare comunità, perché soprattutto per noi è dare modo al territorio di prendere gratuitamente la superficie per poter fare fonte rinnovabile. È nel nostro DNA essere trasparenti, nel nostro DNA cercare di far conoscere questo impianto a tutti coloro che lo desiderano. Inoltre, zero spreco significa ridurre consumi in un momento come questo è chiaro che è fondamentale, si deve come sempre partire dalle generazioni più giovani, cioè dal futuro. I piccoli studenti di Arezzo tornano a visitare l'impianto di San Zeno. Le due giornate dedicate al progetto Zero Spreco tornano appunto all'impianto di AISA dopo i 2 anni di stop dovuti alla pandemia. Oltre 400 i bambini e i ragazzi, dalla scuola dell'infanzia alla primaria alle scuole medie, che saranno impegnati in attività e giochi. Ripartiremo anche con il progetto della gara dei cervelli che facemmo prima del Covid, e abbiamo intenzione di ripartire. Ripartiamo con tutte le nostre iniziative. Oggi è il primo di 1 o 2 giorni dedicata ai ragazzi, oggi ci sono i più piccoli, domani ci sono quelli un po' più grandi, delle medie, poi andremo il pomeriggio di domani, andremo a quelli ragazzi un po' parecchio più grandi, perché andremo a fare dei convegni per ingegneri e per medici, di conseguenza si passa a categoria. E il nostro interesse è quello di far conoscere
l'impianto, perché l'impianto è di tutti, l'impianto è un impianto pubblico al servizio della collettività e l'impianto è di tutti, visto che i proprietari sono i comuni di una parte della provincia di Arezzo, Arezzo in particolare e tutti i comuni della Val di Chiana e del Basso Casentino. Essere arrivati qui, aver visto dentro l'impianto la gran quantità di rifiuti che viene movimentata e viene trattata, ha suscitato un'esclamazione in uno dei bambini che ha detto: che meraviglia, si è veramente sorpreso della gran quantità di materiale che va a costituire, insomma, il nostro rifiuto. E si lavora proprio sulle consapevolezze anche proprio esperienziali dei bambini di questa età, per capire che i rifiuti sono al tempo stesso, possono diventare un problema ma possono diventare anche una risorsa per una società, come dire, avanzata. Un impianto, quello di San Zeno, che sta facendo di tutto per essere strategico in tema di transizione ecologica. Beh, Verde 70 è partito a dicembre dell'anno scorso, è già regime, è stato un anno, abbiamo dato una grossa mano a tutta la collettività da quel punto di vista. Le raccolte differenziate si possono fare, sicuramente vi sono gli impianti, ma prima si devono fare gli impianti e poi le raccolte differenziate, non l'opposto. Ad Arezzo è stato fatto così, l'impianto per l'organico ormai è pronto, è attivo da un anno, ha dato la possibilità a tutti i comuni della provincia di poter fare tutte le raccolte differenziate che hanno voluto relativamente all'organico. Passa fatto quello, stiamo realizzando l'impianto di gestione anaerobica per la produzione di biometano. Dal prossimo anno saremo in grado di dare 100.000 pieni di un'auto di piccola cilindrata con metano che produciamo grazie all'organico, che deve essere raccolto in maniera differenziata, perché tutto parte da una buona raccolta differenziata. E poi partiremo ovviamente con l'efficientamento della linea di recupero energetico, che è già iniziato e che finirà fra circa un anno, ma è già stato iniziato perché sono processi lunghi e le prime attività relativamente al trattamento dei gas di combustione sono già state realizzate. È veramente un viaggio attraverso i secoli, attraverso le bellezze che ci circondano, che spesso le diamo per scontate o non andiamo ad ammirarle, ma che invece meritano di essere conosciute dagli aretini e ovviamente dai turisti. Non c'è Natale ad Arezzo che si rispetti senza un libro pubblicato dalla Cartaria Aretina da mettere sotto l'albero. L'ultimo volume è Tesori d'Arezzo, a cura di Giorgio Feri, che pagina dopo pagina accompagna il lettore in un viaggio che va dal 200 al 900. Un anno omaggia i grandi aretini, un anno omaggia l'arte di Arezzo, un anno parla delle curiosità, delle storie e degli aneddoti che riguardano il territorio, e quest'anno il volume è dedicato ai tesori di Arezzo, quindi già il titolo è importante, perché è un percorso, veramente un viaggio che parte dal 200 e arriva al 900 e ripercorre la storia dell'arte ad Arezzo attraverso le grandi opere che sono state lasciate in città, ma anche quelle opere meno conosciute ma che meritano di essere valorizzate perché comunque fanno parte della storia di Arezzo e della storia dell'arte. È un taglio divulgativo quello che è stato dato al volume, ci sono tantissime immagini, in gran parte inedite, corredate ovviamente da didascalie, ma sono didascalie che raccontano anche delle piccole curiosità legate a quelle opere. È un volume che vanta la prefazione di Claudio Santori. Io, Marco Botti, ho curato le introduzioni che in ogni capitolo fanno una breve panoramica sull'arte ad Arezzo e sui personaggi che l'hanno scandita nei vari secoli, e tutto è poi all'egida, la curatela di Giorgio Feri. Il lupo è un antenato del cane domestico. E quindi che ci aveva in branco. Ogni branco è guidato da una coppia alfa, dal maschio capobranco e la femmina alfa. Dal lupo ai fenicotteri, dalle lepri alle istrici, passando per linci, aironi e cinghiali. Studio il cinghiale e il cervo. Hai studiato molto allora? Sì, ora stiamo studiando ancora. Così si può scoprire la mostra permanente della fauna selvatica che si trova nel palazzo della provincia di Arezzo, guidati da ciceroni speciali. Si tratta del progetto Mettiamoci in Mostra. Gli animali ovviamente attraggono sempre i ragazzi, e quindi questo è un progetto nato appunto per incuriosire i nostri ragazzi, quindi, ma soprattutto per dargli alcune competenze, e le competenze qui vengono acquisite con lo studio e l'approfondimento degli animali, ma soprattutto
giusto con il momento di socializzazione nell'accogliere i turisti che vengono a vedere questo splendido museo, dove ogni ragazzo ha un suo compito, partendo dall'accoglienza fino alla spiegazione degli animali che scelgono. È bello accogliere le persone che vengono a vedere questo bellissimo museo? Sì. Ti diverti? Sì. Abbiamo 7 ragazzi che partecipano a rotazione, stamattina li abbiamo quasi tutti e vengono molto volentieri e soprattutto si impegnano a studiare e ci tengono a fare bella figura con il turista.